innovazione, creatività, tutela dell'ambiente e naturalmente qualità dei prodotti. A Città della Scienza assegnati i premi Oscar Green Campania 2015 alle migliori realtà del territorio regionale in una cerimonia condotta dal vicepresidente nazionale della Coldiretti Gennarino Masiello. A consegnare i premi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, il caporedattore del TG regionale Antonio Perillo e il direttore generale di Città della Scienza Luigi Amodio. Menzione speciale per l'agricoltura sociale al progetto degli orti urbani dei Camaldoli, che promuove l'educazione alimentare e ambientale. Noi dobbiamo smettere con l'appartenenza a qualcuno, a un potere, a una lobby, a un partito. Appartenere alla comunità, appartenere alla propria terra, difenderla, recuperarla. Il premio We Green è stato assegnato all'azienda Letizia di Pietramelara, che ha realizzato un impianto di biogas per produrre energia dai rifiuti zootecnici. Il premio Paese Amico è andato al Comune di Salerno per il programma di prevenzione dell'obesità infantile. L'agricoltura è stata la prima attività umana e i contadini sono stati i primi scienziati in tutte le scienze. Sono stati astronomi perché guardavano il cielo per capire, diciamo, quando coltivare, sono stati matematici perché misuravano, sono stati biologi, biotecnologi perché facevano gli innesti e usavano le muffe per fare i formaggi. Tanto spesso ci confrontiamo con gente che pensa che l'agricoltura sia un ripiego. Facciamo gli agricoltori perché non abbiamo trovato un bel posto in banca, non me ne vorranno quelli che lavorano in banca. No, noi facciamo gli agricoltori perché penso che facciamo uno dei lavori più belli al mondo. Per la categoria Impresa 2. Terra è stata premiata l'azienda agricola Masseria Picone di Castel Campagnano, che ha riconvertito la produzione di cereali in un allevamento di lumache, realizzando un inedito liquore a base di farina di lumaca. Premio Fare Rete all'azienda agricola Ciabrelli di Castelvenere, titolare di AgriBlogger, portale online di informazione. Per la categoria Campagna Amica, il riconoscimento è andato all'azienda agricola D'Apolito di Rocca San Felice, che sperimenta prodotti nuovi come la mozzarella di pecora.